giuro solennemente di non avere buone intenzioni. Caspita, 12 anni fa Sirius Black uccise 13 persone con un solo incantesimo. Immagina, con un solo incantesimo. Grattacchi, no! Lascialo stare, cerca di tenere quel mostro sotto controllo. Ora dovrò cercare Crosta. Datti una calmata, Ro. Non vorrai svegliare il professor Lu, il nuovo insegnante di difesa contro le arti oscure. Non preoccuparti, Ron, ti aiuterò a ritrovare Crosta, andiamo. Credo che Crosta sia andato di là. Coraggio, Harry! Crosta è andato da questa parte! Ehi, Crosta! Vieni qui, piccolino! Così! Grande! Prova a lanciare l'incantesimo fondo a terra! Coraggio, Harry, dammi una mano! Prendi l'altro manico! Non ce la faccio a sollevarlo da solo! Bene! Andiamo a cercare Crosta! Bene, guarda chi c'è! Potterino e lenticchia! Avrei dovuto immaginare che questa patetica caricatura di topo avesse a che fare con voi. Ridammelo, Malfoy! Altrimenti cosa fai, Wesley? Altrimenti io... Rictu sempre! L'hai voluto tu, Malfoy! Mancato! Ti servono degli occhiali nuova! Mancato! Sei patetico, Goyle! Inutile, Potter! Oh, cerca di impegnarti, Goy! Non ci siamo, Potter! Tirati via di lì! Non riusciresti a colpire neppure un elefante, Wesley! Sembra che un elefante abbia colpito te, eh, Malfoy? Coraggio, Ron! Perché il treno si è fermato? C'è qualcosa che si muove lì fuori. Yeah.
da questo vagone! Nessuno di noi nasconde Sirius Black sotto il mantello. Harry, ti senti bene? Che cosa? Ti senti bene? Sì. Che cosa è successo? Chi è stato a urlare? Nessuno ha urlato. Ma io ho sentito qualcuno urlare. Tieni, mangia, ti aiuterà. Che cos'era quella cosa? Era un dissennatore, uno dei dissennatori di Azkaban. Sei sicuro di stare bene, Harry? Sto bene. Prendi questo libro, Harry. Sono sicuro che ti aiuterà. Mancano alcune pagine, ma sono certo che riuscirai a ritrovarle a Hogwarts. Finalmente l'espresso per Hogwarts arrivò a destinazione e subito Harry e i suoi amici si ritrovarono al sicuro nella torre di Grifondoro. Il pensiero che quasi sicuramente Sirius Black lo stava cercando turbava profondamente Harry e l'annuncio del professor Silente sui dissennatori di guardia ai cancelli e Sirius Black ancora latitante non fece altro che aumentare le sue paure. Ma una volta tornato nell'accogliente dormitorio, Harry si sentì finalmente a casa. Harry, hai dato un'occhiata al foglio Bruti che ti ha dato Lupin? No, non ancora. Coraggio, diamoci un'occhiata allora. Fammelo vedere. Forza, fammi vedere il foglio Bruti. Maledizione! Dovremo ritrovare tutte le pagine mancanti! Incredibile! Facciamolo vedere a Hermione! Hermione? Ma hai detto di aver avuto parecchi problemi con Draco sul treno, vero? Sì. Beh, sarebbe stato più facile se avessi utilizzato l'incantesimo Expelliarmus. Il libro dell'incantesimo è laggiù. Grazie. L'incantesimo Expelliarmus.